benvenuti in questo nuovo video by Gatto Matto 8. Cosa andremo a fare? Andremo a vedere... Aspettate un secondo. Andremo a vedere la macchina del tempo. Chiamiamo un nuovissimo mondo. Facciamo un nuovissimo mondo. Creati. Allora, ecco qua. Guardate poi l'ultimo video che ho fatto prima di questo, dei trucchi, che è molto, scusate, non dei trucchi, ma delle trappole, che davvero penso di averlo fatto molto bene. Allora, eccoci nel mondo. Aspettate, va che carica. Ok. Ecco qua una bella pianura dove possiamo... Allora, andiamo qui, prendiamo. Allora, scusate, un secondo, pietra rossa, ecco qui, un ripetitore, mi stavo per dimenticare, questa, e poi un, vabbè, il command block, sapete come si prende o no? Boh, non lo so, allora io faccio che, opzioni, fatto, apri LAN, trucchi, ok, accendete i trucchi così, slash, give, gatto, matto, 8, command, barretta bassa, block, scusate, block, eccoci qua, allora, poi vabbè, prendiamo di cubetti così, che so, di, aspetta un secondo, ok, di, diciamo di ferro, prendiamo questo, questo, poi una leva, ok, allora facciamo la nostra macchina del tempo, poi vabbè, fatela come voi volete voi, poi intanto io vi faccio vedere le basi. Ok, perfetto, aspettate un secondo e rieccoci. Allora, ora continuiamo qui a fare la nostra macchina del tempo, facciamo la base. Ok, è una cosa un po' carina, diciamo. La scheda, la scala di quarzo, molto carina. Ah sì, poi una, come si chiama? Aspettate che la trovo. Aspettate un secondo. Aspettate che forse l'ho visto. Eccolo. Allora, cancelletto e basta. Per ora siamo a posto. Mettiamo il nostro bel cancelletto qua. E qua mettiamo due così. Così viene più carino. Entriamo dentro. Ora, osservate bene. Secondo. Ok. Così mettiamo sotto, mettiamo, intanto vi faccio vedere il meccanismo. Allora, 1 2, mamma mia dove mi sono andato a incastrare proprio. Ok, mi sono dimenticato la torcia di pietra rossa, ok, cambiamola con le sbarre che non ci servono tanto, e poi dovremmo mettete togliere subito, vedete che va benissimo. Ok, una volta fatto questo meccanismo possiamo tranquillamente collegarlo. Ok, comunque adesso avete visto il meccanismo. Perfetto. Ok, adesso stiamo finendo la nostra macchina. Scusate, cavolo, aspettate un secondo che prima c'era. Ok, allora, ok, rieccoci. Allora, ecco qua la nostra meccanica, diciamo che fare così, una cosa tipo, facciamo una salitina qua così, così arriva diretta.
Perfetto, questa meccanica va benissimo. Ok, qua mettiamo la nostra cosa, adesso stacco un attimo. Fate time set add e poi scrivete 5000. Ok, funziona sempre? Aspettate, va. Time set, proviamo così. Slash time set. Time set. Allora scrivete time set add così. Aspettate un secondo. Time set. Ah sì, scusate, è vero. 6000, no, mettiamo intanto qui il giorno. E di qua però ne mettiamo un altro perfettamente opposto. Scusate. Ok. Sbagliato. Ok. No. Ecco, capito, capito. Scusate. Vabbè, sì, è uguale. Ok. Poi mettiamo qua e mettiamo invece time set aspettate, adesso qui lo rallentiamo un po'. Aspettate un secondo, stop un attimo. E rieccomi, scusate un attimo il mio errore che avevo un attimo sbagliato. Ok, scusate. Slash si scrive così, scusate, avevo un attimo sbagliato. Slash time add e poi 5000. Infatti avevo ragione prima, però dobbiamo fare partire sta roba, se no non serve niente sto circuito. Ok, anche questo non serve, cioè questo qui serve, però dobbiamo un attimo attivare sta macchina. No, ok, aspettate un attimo, che non va? Cosa ho fatto? Ah, ok, sbagliato naturalmente. Ok, aspettate un secondo. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Alziamo un po' l'incremento, aggiungiamo uno zero. Ok, così, vedete? E questa è la macchina del tempo. Avete visto come cambia di colpo il tempo? Nel prossimo video vi farò vedere proprio invece un episodio dove, fatto bene da me, approfondito, dove farò vedere tipo che sono davanti a un villaggio, poi si evolve, un episodio molto divertente, spero che vi piaccia, poi farò un bel episodio. Spero a tutti che questo video vi sia servito, comunque questo qui è solo l'inizio del prossimo episodio. Ciao a tutti e al prossimo video!